Buongiorno a tutti, benvenuti all'Action Day promosso dal PES, il nuovo piano della gioventù, promosso appunto dal Partito Socialista Europeo con il finanziamento e il supporto economico del Parlamento Europeo. Oggi è una giornata davvero molto importante perché in 100 città si sta in questo momento celebrando questo grande evento, unico qui in Italia, che parte appunto dall'Università della Calabria per testimoniare l'importanza delle politiche giovanili europee. Il PES ha promosso questo piano inizialmente perché si è soffermato a riflettere su quali sono oggi le condizioni dei giovani europei. È una generazione un po' sfortunata in quanto siamo vittime di politiche di austerità che non permettono in qualche modo di farci crescere in maniera eguale tra gli Stati membri. Quindi, mai quanto oggi vi è la necessità di attivare delle politiche che siano incisive e che siano uguali in tutti i paesi stati membri. E il PES quest'oggi propone questa campagna di diffusione su quattro punti fondamentali dove concentrerà nel 2016 al 2020. I quattro obiettivi principali sono lavoro, istruzione, cultura e infanzia. Ma prima di discuterne punto per punto, manderei in onda la campagna pubblicitaria promossa dal PES. We are the first generation in modern European history that didn't suffer the impact of war, yet is in a worse economic position than our parents and grandparents. We don't want to become the lost generation. We need help. I think we need a European youth plan. That's why the Party of the European Socialists launches the European Youth Plan, a plan that aims to provide our generation with new opportunities in education, more and better jobs, new possibilities for culture and specific measures for those younger than us, the children. The European Youth Plan aims to extend the Youth Guarantee, which provides young people around the continent with opportunities for jobs or an internship. I think it is a great idea because at least it offers you an opportunity, a path, some certainty. And you know that in countries like mine, youth unemployment is one of the most important problems that we have. If you extend the funding and extend the application till the age of 30, you can help many, many more people. I like the most the idea for extending Erasmus+ program for more young people. Erasmus+ program has been very essential and iconic program for many students all around Europe that experience traveling and studying abroad, exchanging knowledge and experience that help them later on in their life. I like the idea for extending it to high school students and vocational training. I think that they should have the same opportunity, equal opportunity as all the rest of the students. For culture, the European Youth Plan provides something really new, which is the European Culture Check for Youth. And this is really great because it provides access to young people to cultural events and venues across Europe, and also would provide support for young artists. And I think art can make a real difference in people's lives, and this is a way of extending and deepening that difference. Due to the economic crisis in many European countries, the rights of children can't be assured everywhere in Europe, which is especially shameful for a region in the world as rich as Europe. That is why we need, in concrete measures, free healthcare, free childcare, and a meal in school for every child. As a mother, I really think that we need a European Youth Plan. Public support for the health, for the food, for child care. And it's crazy to think that a child in Europe today wouldn't have all the things that he needs. It's good that the European progressives are campaigning on this because no one else is. We have had enough of populism and nationalism. Just take a look at the history of Europe. It's time for new ideas, new solutions. And I'm happy that at least somebody is working for my ideas.
andiamo avanti. Innanzitutto ringrazio il nostro senatore accademico dell'Università della Calabria, Michele Leonetti, per essere seduto qui al tavolo della Presidenza ed essere testimonial di questa grande giornata importante. E lui è l'emblema appunto di un'istituzione giovanile accademica presso appunto questa università, e mi farebbe davvero molto piacere che facesse quantomeno un saluto inizialmente per poi soffermarci sulla campagna. Allora, salve a tutti e vi ringrazio per la presenza e per l'invito. Io sono felice che comunque questa iniziativa si possa fare qua all'Unica nel nostro territorio, no? Che ci ha visti comunque protagonisti un anno fa di un'importante campagna elettorale che ci ha portato ad una grande vittoria, no? Ha testimoniato un grande concetto, secondo me, che i partiti, oggi c'è questa avversione contro i partiti, no? Però noi crediamo che anche all'interno dei partiti si possa anche fare politica e buona politica. Non bisogna fare sicuramente di tutto erba un fascio. E lo stiamo dimostrando proprio qua all'università, sulla situazione delle tasse, sulla situazione degli appelli. Io ci tengo pure a precisare, diciamo così, la mia estrazione. Io socialista, diciamo così, io sono un socialista dentro e su questo penso che sono molto orgoglioso. Nella Calabria, come nell'Unical, io leggevo, no? Cultura, lavoro, istruzione, infanzia. La parola che accomuna tutte queste tre parole è, ovviamente poi nel nostro territorio, è difficoltà. Perché la cultura ha delle difficoltà, il lavoro ha delle difficoltà, l'istruzione ha delle difficoltà, e fare e avere una bella infanzia qua in Calabria è anche una grossa difficoltà. Quindi noi già cresciamo, tra virgolette, con, come dire, con la voglia di emergere, con la voglia di creare. E avere un'università come questa, secondo me, non è soltanto un'università dove uno fa degli esami e poi se ne va. È un punto di incontro, è un punto di crescita, prima di tutto culturale, sicuramente di istruzione. Sicuramente il nostro obiettivo è quello di cercare sul post laurea di iniziare a stimolare proprio l'università. Io ci sto lavorando su questa proposta con delle, come dire, attraverso un principio di pari opportunità e di meritocrazia, no? Cioè dare la possibilità al più bravo di ogni singolo corso di laurea la possibilità di lavorare per delle aziende pubbliche o private nel nostro territorio. E a testimonianza di questo, perché dicevo, perché sono socialista? Perché noi siamo per il merito sostanzialmente, cioè diamo la possibilità al più bravo di poter andare avanti. L'Unical per noi, per la Calabria, è un volano di crescita. Cerchiamo ovviamente di dare la possibilità a tutti quanti, attraverso anche una tassazione più bassa, di poterne far parte. Benissimo, questa è la campagna ufficiale del nuovo piano della gioventù. Come abbiamo avuto modo di vedere, i quattro punti fondamentali che ha affrontato il PES dove si è appunto concentrato sono il lavoro, la cultura, l'istruzione e l'infanzia. Oggi è necessario, per quanto riguarda il lavoro, creare delle situazioni egualitarie in tutta Europa. Il PES propone che Garanzia Giovani, un progetto che è partito nel 2014, che ha permesso tutti i giovani under 30 di poter, una volta terminati per il percorso formativo, di poter accedere a degli traineeship, a degli internship o a forme di praticantato. Purtroppo i fondi non sono stati sufficienti per coprire l'intero periodo, quindi il PES si propone la sua politica affinché Garanzia Giovani diventi una condizione permanente per i giovani, proprio per fare in modo che riescano ad entrare al di fuori di un percorso formativo, a trovare subito spazio nel mondo del lavoro. Un altro focus che dà molta importanza il PES è la cultura. È necessario oggigiorno concentrarsi su dei sistemi formativi e culturali atti da poter sviluppare delle menti per cambiare l'Europa. Oggi c'è bisogno di questa cosa, a fare in modo
di non essere vittime di populismi, di nazionalismi, proprio a causa di queste politiche di austerity che hanno colpito i paesi membri. Dobbiamo essere noi i propulsori di nuove politiche atte a poter guardare a un'Europa unita, a un futuro migliore. Un altro progetto è l'infanzia. Garantire istruzione, cultura, salute, dignità anche nell'alimentazione diventa uno degli obiettivi più importanti per la crescita di un'Europa unita, di una nuova generazione che comincia a credere nuovamente a un principio, come dire, di unitarietà, perché oggigiorno questi dislivelli in termini di politica, in termini di divario socio-economico, non fanno altro che aumentare diversità e a non rendere una cultura vera e propria europea. E poi il progetto fondamentale della cultura è quello di proporre un assegno alla cultura. Oggigiorno è stato sposato dal nostro governo italiano l'obiettivo di fornire una card ai diciottenni per a poter accedere a servizi culturali. Il PES propone questo progetto agli under 30 per fare in modo che si avvicinino alla cultura, ed è davvero fondamentale. Dopo, un altro progetto riuscito in termini universitario è il modello dell'Erasmus. Il PES propone l'Erasmus anche alle scuole superiori per far modo innanzitutto che i giovani si avvicinino già a un principio di cittadinanza attiva che parte già da giovane, ed è anche un modo per ulteriormente professionalizzarsi soprattutto nei campi tecnici delle scuole superiori. Quindi, come dire, un piano d'azione che si concentra solo ed esclusivamente sui giovani, sui quattro pilastri fondamentali che permettono di crescere insieme ed essere sempre di più europei. Vorrei portare in quest'oggi la madrina della giornata, doveva essere l'onorevole Pia Locatelli, che purtroppo per motivi istituzionali non è presente. Dice che le dispiace, leggo il suo comunicato, le dispiace molto, però in questo momento si trova in aula a votare la fiducia. Il voto di fiducia sul decreto fiscale ha impedito la sua presenza alla conferenza stampa e si dispiace molto perché ci teneva davvero tantissimo a partecipare. Un saluto e un buon lavoro a Pia Locatelli, grazie. Adesso passerei la parola a Mattia Caruso, appartenente al mondo dei collettivi universitari, del mondo associazionistico universitario. È stato il ponte, diciamo, della creazione di un'associazione studentesca tra giovani socialisti e giovani democratici, e ha rappresentato davvero un punto nevralgico per la costituzione di questa associazione. Grazie Francesca. Grazie per soprattutto per l'impegno che tu ogni giorno concentri in questa attività politica giovanile dell'FGS a livello territoriale, a livello nazionale. E ti faccio i miei migliori auguri per la nomina importante che hai avuto ad ambasciatore dello Youth Plan, dell'Action Day dello Youth Plan dell'Unione Europea. È da più di un anno ormai che ho iniziato questa attività sulla politica universitaria, un fardello, no? È una bellissima esperienza perché mi ha permesso di intercettare molti sentimenti che vengono da parti diverse, perché sì, l'associazione che abbiamo creato nasce con l'impulso dei giovani socialisti e dei giovani democratici, ma
racchiude in sé altri sentimenti, sentimenti che non sono necessariamente partitici, ma sono le necessità, le aspirazioni, le ambizioni di tanti giovani che si rivolgono a un gruppo di loro coetanei, di loro colleghi universitari, per fare forza, per testimoniare attraverso la loro unione la necessità di nuove energie, la necessità di condivisione di progetti e programmi, con la convinzione che attraverso l'unione si possa raggiungere più facilmente, più rapidamente e in maniera più efficace ed incisiva l'obiettivo di tutti. Questo sentimento è quello che vorrei si realizzasse anche a livello europeo. Vedere l'Unione Europea che programma politiche per i giovani fa crescere in me la speranza che i giovani possano cominciare a credere nell'Unione Europea. In un'Unione Europea capace di operare realmente come ordinamento non sovranazionale come adesso, ma come ordinamento federale, come ordinamento veramente rappresentativo di tutti gli stati, di tutte le sensibilità nazionali, che poi vadano a comporre un unicum veramente forte, capace di fronteggiare quelle necessità internazionali che si stanno presentando al giorno d'oggi alla collettività e che stati singoli, disuniti e disomogenei non possono assolutamente fronteggiare. Basti pensare all'emergenza dell'immigrazione, tema che viene sfruttato da parti politiche all'interno del nostro territorio e che viene caricato fortemente sulla nazione, sullo Stato italiano, quando è una competenza europea che un'Europa unita potrebbe fronteggiare in modo molto più efficace, sottraendo questa responsabilità ai governi nazionali. Perché migliaia di milioni di immigrati che negli anni arrivano sulle nostre coste per una nostra collocazione geografica, che esula dalle responsabilità dei governi italiani, non può uno Stato nazionale fronteggiare un'emergenza di questo tipo da solo. Quindi questo è uno dei primi elementi che un'Unione Europea veramente unita dovrebbe considerare. Però tornando a quello diciamo che è il tema della giornata, mi preme portare l'esempio di quello che noi abbiamo fatto come attività giovanile, perché ho visto in questi mesi di attività sull'università e non solo, ho visto crescere e ho visto il futuro della politica calabrese, ma anche italiana e spero europea, perché confrontarsi quotidianamente con giovani preparati, con giovani che hanno una sana ambizione, fa aumentare in me la fiducia nella possibilità che i futuri governi, la futura classe dirigente abbia idea di quello che è la necessità di tutti e non l'ambizione personale. Lo dico alla luce dell'esperienza elettorale qui all'Università della Calabria. All'Università della Calabria l'associazione che ho avuto l'onore di guidare nella sua prima fase ha stretto un accordo elettorale fondato su programmi concreti, non sulla necessità di una persona di essere eletta a ricoprire una carica. Noi abbiamo parlato di programmi, ci siamo presentati agli studenti con delle idee, con un progetto e una prospettiva, e gli studenti hanno premiato questo avere innovato rispetto al passato delle politiche universitarie portando i programmi, facendo politica vera, vera. Noi siamo andati con Michele Leonetti, con Domenico Tulino, che è il nostro consiglio di amministrazione, siamo andati nelle aule, siamo andati a interrompere le lezioni, a dare fastidio ai docenti, ma a parlare agli studenti. Siamo andati porta a porta a fare volantinaggio, a fare discorsi nelle case degli studenti a qualsiasi ora del giorno e della notte, perché volevamo cambiare quella tendenza che c'era stata negli anni passati a semplicemente mettere insieme delle persone che poi si votavano fondamentalmente fra di loro e andavano a rappresentare se stessi e a sistemarsi per il futuro attraverso la presenza negli organi collegiali dell'università. Questo perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché crediamo nella cultura politica.
Crediamo nella cultura politica che è quella della partecipazione non tanto ai partiti, anche ai partiti che sono il veicolo attraverso il quale si arriva alla rappresentanza poi dei cittadini, ma crediamo alla cultura politica buona, quella cultura che mira alla realizzazione di fatti concreti. Michele ha citato il socialismo. Il socialismo è permettere a tutti di poter raggiungere i propri obiettivi, abbattere quelle barriere che favoriscono alcuni piuttosto che altri. Poi, quando si parte da una situazione di uguaglianza, certo, chi è più meritevole ha il diritto di avere qualcosina in più, ma sempre partendo da una condizione di uguaglianza. E questo è stato il messaggio che noi abbiamo voluto portare al nostro elettorato, ma poi abbiamo portato anche al di fuori del nostro elettorato. Noi abbiamo organizzato tante iniziative, abbiamo organizzato incontri, convegni, dibattiti sui temi della politica e non della politica giovanile, sui temi della politica, perché noi crediamo che ad oggi il ruolo che i giovani debbano esercitare all'interno dello scenario politico non sia quello dei ragazzi che vengono messi lì a fianco al politico di turno per far vedere che si guarda alle nuove generazioni. No, noi siamo quelli che subiamo gli effetti della crisi, noi siamo quelli che subiamo gli effetti delle politiche del passato che ci stanno penalizzando. Oggi leggo che tra i temi della giornata della pianificazione delle politiche giovanili c'è la cultura. La cultura è il volano attraverso cui far ripartire il progresso, perché cultura significa avere conoscenza di quello che è stato e quindi conoscenza di quello che sarà, perché la storia è ciclica, ritorna. Noi oggi, sentivo in un'intervista di questi ragazzi del video, l'avanzare di forze nazionaliste non è la prima volta che succede. L'abbiamo visto in un momento di difficoltà economica, in un momento di tensione sociale, cosa è successo quando le popolazioni si sono rivolte al nazionalismo. E vedere che ad oggi molti giovani, miei coetanei, quindi persone che non hanno vissuto in prima persona, ma sanno benissimo quello che è successo quando le forze nazionaliste hanno avuto un'avanzata, parlino di movimenti sociali, di nazionalisti estremisti come soluzione ai problemi dei nostri territori, mi fa paura, mi spaventa, vuol dire che manca cultura. E questa è una cultura che non deve essere legata all'istruzione. Questa è una cultura, è un bagaglio culturale che portiamo dentro di noi, che ci è stato tramandato, perché tutti sanno cosa è successo quando sono stati stretti i patti tra Hitler e Mussolini. Tutti sanno quello che ha significato il nazismo tedesco e il fascismo italiano. Mi preoccupa seriamente quando vedo i giovani che attraverso i social network in maniera troppo semplicistica condividono una foto, no? Faccio un esempio, condividono una foto di Mussolini circondato da alcune persone per dire Mussolini quando andò da Roosevelt portò Fermi mentre noi portiamo Benigni. Uno, Mussolini non è mai andato da Roosevelt. Due, Mussolini ha costretto Fermi ad emigrare. No. Tre, Renzi non ha portato solo Benigni. Renzi ha portato scienziati, ha portato uomini di cultura e di assoluto livello alla cena col presidente Obama. Quindi vedere che si veicolano semplicisticamente attraverso i social network queste immagini mi preoccupa, perché mi fa pensare che non ci sia da parte delle masse quella conoscenza, quella cultura che sono necessarie per poter progredire in modo serio e sensato. Voglio fare un altro esempio più vicino al territorio calabrese e cosentino nello specifico. Oggi è di oggi la notizia che Cosenza, la città di Cosenza, è stata esclusa dalla corsa alla capitale, per la capitale della cultura italiana del 2018, se non sbaglio. Ma non mi meraviglio che Cosenza sia stata esclusa dalla corsa per questo titolo, perché il nostro sindaco non ha investito realmente in cultura, ha propagandato in cultura, ha fatto sì che il Castello Svevo diventasse una discoteca, una sala ricevimenti. Questa non è cultura, questo è svago.
Il nostro sindaco ha inaugurato in pompa magna, con la presenza di esponenti del governo, una statua ad Alarico. È come se a Varsavia intitolasse una statua a Hitler. Alarico è venuto da noi, ci ha invasi, poi sfortunatamente per lui è morto a Cosenza, ma non è un benefattore della città di Cosenza. E vedere che i miei concittadini elogino questa iniziativa mi preoccupa, perché vuol dire che noi non meritiamo la capitale della cultura e dovremmo riflettere seriamente su quello che per noi significa la parola cultura. Perché cultura non è conoscere qualche citazione e utilizzarla a proprio uso e consumo in un discorso. Cultura è avere coscienza di quello che è stato, per prevedere quello che sarà, lo ripeto. Noi siamo i giovani che, io non più tanto, siamo i giovani che dobbiamo cambiare la politica. E la politica deve ascoltarci e non lo sta facendo. Tant'è vero che la nuova generazione, i millennials cosiddetti, che io preferisco estendere anche a chi non è nato dopo il 2000, sta ritrovando a livello europeo e internazionale figure di riferimento non in giovani, ma in persone più anziane, persone più grandi dei loro genitori. Basti pensare ai giovani statunitensi che inneggiavano a Sanders, al socialismo di Sanders. Perché? Perché evidentemente, oppure il partito laburista inglese che si rivolge a Corbyn, non è certo un ragazzino, un ultrasettantenne. Sì. Quello che voglio dire è essere giovani non significa volere necessariamente, dal mio punto di vista, che i giovani siano adesso classe dirigente. Essere giovani significa dare quel contributo, quella nuova linfa alle attuali classi dirigenti, affinché ci sia veramente un riconoscimento di quelle che sono le necessità, i bisogni di chi è il destinatario delle azioni della classe politica attuale. Allora il messaggio che io voglio mandare oggi è: dateci lo spazio non di governare, dateci lo spazio di essere realmente ascoltati, dateci lo spazio di potervi veramente esporre le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni, le nostre paure, perché fare finta non serve a niente. E la mia speranza è che il tema di questa giornata venga portato realmente all'interno della discussione politica italiana e non solo europea, affinché solo così ci sia una prospettiva per i giovani che realizzi quei bisogni, che realizzi quelle soluzioni e bisogni che sono state così bene testimoniate. Grazie. Proporrei adesso l'intervento di Teresa Groccia, PES Activist Italia. Buongiorno a tutti, sono qui a portare la testimonianza come referente PES Activist Italia, ma anche come studentessa come voi. Ho effettuato io stessa un programma Erasmus nel 2011 e credo perciò che questo piano giovani può dare veramente delle opportunità di crescita per quanto riguarda noi all'interno dei paesi europei, perché l'estensione alle scuole superiori non solo facilita poi l'ingresso con maggior consapevolezza nel mondo universitario e accademico, ma ci dà la possibilità di acquisire delle nozioni di civiltà che in Italia vanno spesso a mancare. Cosa volevo dire? Per quanto riguarda l'assegno della cultura europea, è vero che oggi in Italia è stato esteso con la garanzia giovani ai 18 anni, però in questo modo, estendendolo ai giovani fino ai 30 anni, ci sarebbe la possibilità di utilizzarlo in tutte le città europee, quindi non solo in Italia, perciò sarebbe un altro punto a nostro favore per noi che comunque viaggiamo all'interno dell'Unione Europea. Come ha detto Mattia, dobbiamo avere la possibilità di farci sentire a livello nazionale, a livello europeo, a livello regionale, perché molte volte, diciamo la verità, i fondi che arrivano soprattutto nella nostra regione per quanto riguarda i giovani vengono restituiti senza utilizzo. Quindi è uno spreco che viene perpetuato da anni e anni. Perché noi dobbiamo restituire questi fondi all'Unione Europea quando ci sarebbe la possibilità di investire, che ne so, in finanziamenti, in ricerca, in
esportazione comunque di eccellenze. Perché solo la Calabria deve rimandare indietro questi fondi? Questo è un punto su cui dobbiamo batterci e su cui anche il nostro governo regionale dovrebbe darci delle risposte. Io aspetto che ci siano delle risposte in merito. Per quanto riguarda l'infanzia, è chiaro che in Italia diciamo che la cosa è abbastanza garantita, la mensa, le cure gratuite per i bambini, però non è così in tutti i paesi europei. Basti pensare, che ne so, alla Polonia o, che ne so, Bosnia, Macedonia, eccetera, dove le cure per i bambini magari non sono garantite come lo sono in Italia e come lo sono in altri paesi europei. Altro punto molto importante è il fatto di garantire dei tirocini formativi o comunque delle possibilità di lavoro entro 4 mesi dalla fine di percorsi universitari o di scuole di formazione professionale. Perché un giovane si deve laureare magari a 23-24 anni e poi trovare lavoro a 36 senza aver mai fatto un tirocinio in vita sua? Questa cosa già succede per esempio in Germania, in Italia invece no, in Italia non è possibile fare questo. Addirittura uno studente che finisce le scuole superiori o un istituto professionale deve inventarsi poi un lavoro perché non ha la possibilità di effettuare un tirocinio, o comunque se ce l'ha e se svolge degli stage o altro, molte volte non viene neanche retribuito, quindi lavora per anni gratuitamente senza avere poi un effettivo successo nella vita lavorativa. Quindi penso che già questi 4-5 punti che ho elencato siano molto favorevoli per tutti noi, ma soprattutto per il nostro futuro e per le matricole che potrebbero vedere entro il 2020 uno sbocco professionale, e mi auspico che lo sarà per tutti. Grazie a tutti. Adesso la testimonianza di un giovane in politica, il segretario provinciale del Partito Socialista Italiano di Vibo Valentia, Gianmaria Lebrino. Circa un anno fa, adesso non ricordo con esattezza, la memoria non è un mio cavallo di battaglia, eravamo allo stesso tavolo in un'altra circostanza e lì ebbi modo di dire che secondo me c'era il futuro della dirigenza politica calabrese e oggi ne sono più convinto che ieri. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno ai componenti del tavolo di presidenza, un ringraziamento particolare al partito che ha voluto questa manifestazione così importante qui a Cosenza e un ringraziamento di cuore a Francesca per avermi reso partecipe, per aver organizzato il tutto, un in bocca al lupo per il tuo lavoro. Tutti noi del partito conosciamo le tue qualità, adesso è tempo che anche gli altri conoscono le tue qualità e che tu le metta a frutto. Per un giovane dirigente di partito parlare ai giovani secondo me è la cosa più difficile, ma al contempo è la cosa più bella che possa capitare. Io voglio rubarvi solo un minuto per focalizzare la vostra attenzione su un punto che reputo secondo me importante, il principio cardine, l'importanza di scendere in campo in prima persona. Soprattutto da quando si è giovani, non bisogna mai delegare le scelte che riguardano la nostra quotidianità, quindi soprattutto anche in politica, agli altri, perché altrimenti subiremo le cause di scelte altrue. I giovani di oggi, come dicevano sia Francesca che Mattia, è vero, sì, siamo una generazione, non dico proprio cancellata, però che ha subito molti torti, però al contempo siamo la generazione che ha le capacità e la strumentazione per disegnarsi un'Europa intorno a noi, disegnarsi e preparare soprattutto un presente o un futuro migliore di quello che abbiamo ereditato. Ne avete tutte le competenze, soprattutto voi che avete la fortuna di studiare in uno dei migliori atenei d'Italia, perché viene detto poco, ma l'Unical è uno dei migliori atenei d'Italia e su questo dovete fare leva, dovete impegnarvi in prima persona. Basta sentirci dire il futuro dei giovani, no? I giovani devono pretendere il presente, nel futuro non saremo nemmeno noi giovani, dobbiamo pretendere il presente alle nostre condizioni, dobbiamo creare un futuro disegnato, come dicevo poc'anzi, intorno a noi, e solo i giovani possono fare questo. Vi ripeto, il mio appello è solo questo: impegnatevi sin da ora in prima persona, non abbiate paura di quella
parola che viene vista come una cosa astratta, nella parola politica. Politica, la politica è fatta di persone, carne e ossa e materia, e nel nostro quotidiano. Impegnatevi voi, non delegate, non fate il portaborsi di altri. Non sono i settantenni, con tutto il rispetto, a programmare il nostro futuro. Non ne hanno le conoscenze, non ne hanno la capacità, la storia che hanno avuto è differente dalla nostra. Come abbiamo visto dall'ottimo filmato, abbiamo un'Europa aperta, non abbiamo più le porte, è cambiato tutto. Dalla caduta del muro di Berlino il mondo è diverso, non possiamo più guardare all'indietro. Dalla storia sì, bisogna imparare, bisogna prendere la parte migliore e cancellare la peggiore, ma bisogna che tutto ciò lo facciamo da noi con le nostre competenze, pur sbagliando, ma lo dobbiamo fare noi e in buona fede. E io su questo mi appello e voglio la vostra concentrazione. Auguri a tutti voi. Iniziamo con le testimonianze dal pubblico. Mi farebbe piacere innanzitutto sentire un intervento di Abram. Buongiorno a tutti. Io voglio parlare per 5 minuti sui sogni e la cultura. Oppure in inglese, perdonami. First of all, we are going to talk about dreams and the relation of dreams to culture. Most of us here, maybe we know about dreams. Dreams, traduttore in italiano, sogni. Sì. Dreams do not only refer to the pictures or imaginations that we see when we sleep or in our sleep. They are also pictures, imaginations of how we want or how we wish our lives as human beings can be. So, as a matter of fact, dreams have a controlling effect on our actions as human beings, our goals, and things we do in our everyday life. At the same time, culture is also very relevant as our part of the human existence. Culture is something that we do basic everyday, day-to-day life. So I think we cannot overemphasize the idea of culture. Anthropologists over the years have tried to see dreams as a measure or as reflections of culture, and therefore as vehicles. Okay. To explore the relationship of culture and relationship and personality. Generally, in my opinion, I think most of the things we see in our world today, in the everyday today life, are the dreams of the ancestral human beings. Ancestral human beings by, I mean, human beings that lived in the prehistoric era. I think most of what we see in our culture today is a reflection of most of their dreams, most of what they wanted as culture back in the prehistoric era. I know we all come from different parts of the world, and culture has different meanings to each and every one of us. But I think the first part of culture that we should take into consideration is the culture to be human, that is to be a human being. To be human in the sense that we all have a role to play to ensure that the meaning of being human is not lost, most especially in the modern era with the advent of technology and with all with the bringing of new ideals and all trends and all whatsoever that might tend to, you know, might tend to infringe, might tend to, might tend to not make us less human. I don't know if you understand. I urge us to just reach deep within ourselves to make sure we do not lose our humanity as part of the modern era, advent of all these new trends that come up these days and a lot of other stuff like that.
And if we, by urging, by reaching deep within ourselves, not to lose our humanity, I think we should just basically have that dream to change the world. Change the world. I know it sounds like a very difficult task, or it sounds very difficult that, oh, how can I change the world? I'm just one human being. But it's not as hard as it sounds, because I don't know if anyone of us here knows Oprah Winfrey. Yeah, she's a woman that she did not apply for any government position. She did not, she's not someone that is known in government administration or as a politician or through politics, no. She just changed the world in her own little way. She started from fighting for the rights of women, you know. She started by building, by making charities, by making charity organizations and stuff like that. And now she's an ambassador of the United States of America. She's an ambassador of women generally in the world. She's an ambassador of the human race. So I don't think changing the world is going to be as hard as it sounds or as complex as most people think it is. I think if you reach deep within yourself with the little bit of culture you have within you, I think it's more than enough to do whatsoever you want to do as a human being. And I think it's very good for us to make an impact in the world today. Pardon me, but for like about 1 minute, I think I'm going to talk about my dream a little bit. I think my dream, like almost everybody here, is to be successful. But the most important, but the difference is success has a different definition to everybody. Some people see success as being famous. Some people see success as having a lot of money. Some people see success as being relevant in the generation. So it depends on whatever you want as your success. But I know my dream is to be successful, and I'm sure almost everybody here wants to be successful. Nobody wants to be a failure. It's not something anybody wants. But a very wise entrepreneur once said, and I'm going to repeat what he says. He says, things of value, things that have value, attract money. It's the same for us as human beings. People of value attract money. You don't need to lose yourself all in the bid or all in the quest to make so much money. I think you should just chase values, chase ideals, chase things that are relatable to develop you as a human being. And I think if you chase value, you just have to watch the money just come to you. Because there are people that make money in their sleep. While they sleep, they make millions and millions of dollars. And I know we know a lot of people like that. You just have to chase values. Values does not necessarily mean formal education. But you know, I think most of us as adults here know what I mean by values. And we all know that for us to define values, we cannot remove the idea of culture. No matter how little, you have to have a bit of culture in you. There is nobody in the world that can take your culture from you, but you can take it from yourself. I don't know if you understand. Because you can decide to lose your culture. You know, you can decide to forget where you're from. You can decide to forget the things that matter to you. You can decide to forget a lot of things. So that is you taking your culture from yourself. No other person in the world can take it from you. No other person in the world can tell you, hey, stop being European, or stop being Asian, or stop being African, or stop being American. There is nobody in the world that can change that from you. But you as a human being, I feel if you don't have the desire, if you don't have the zeal to retain your culture, I think it's a very bad thing. And I think the culture is going to be lost very, very quick. Do not lose your culture, and cultural awareness is very essential. The world needs this. We all need this as human beings. And I think if we can imbibe this culture, if we can cultivate this culture in our everyday life and try to impact people around us with the good things that I know our culture brings, I think the world would be a better place. And I think it's also very advisable to respect
every culture, no matter where you are. If you are American, if you're European, if you're Asian, if you're African, I feel wherever you are, I think you need to respect the culture of that particular place, because you don't know what part of that culture can add to your existence and can add to your value as a human being. I hope I've been able to communicate a little bit with this short paper that I presented, but thank you for listening. Grazie a tutti. Come dice Abram, è giustissimo che prima di pensare ai sogni bisogna essere umani e compatti tutti insieme. Adesso ci terrei a, vorrei che venisse qui Domenico Tulino, membro del CDA dell'Unical. Sì. Benvenuto. Sì, grazie dell'invito. Sono felice che abbiate scelto l'Unical per presentare questa bellissima iniziativa, perché lo ripeto a tutti, l'Unical non è solamente un'università. Questa istituzione qui nella Calabria significa davvero tanto ed ha un grande valore simbolico, e soprattutto per noi rappresentanti questa è sicuramente una palestra. Una palestra perché qui oggi siamo di fronte a un bivio in cui i giovani devono scegliere il proprio futuro e devono prenderlo in mano, e noi stiamo cercando di dare una giusta via, di giusta direzione all'Università della Calabria dal ruolo che ci è stato concesso dagli studenti. Io ho letto la locandina e ho letto una bellissima frase che dice che i giovani non sono il futuro, i giovani sono il presente, ed è la verità. Io mi incavolo tantissimo quando mi viene detto che noi giovani siamo il futuro. Finché noi non ci mettiamo in testa che noi siamo il presente di questo paese, del mondo e della realtà che ci circonda, del mondo che viviamo, noi non riusciremo mai a cambiare le cose. Sono per le persone che riescono attivamente a cambiare, e quindi dobbiamo essere dei giovani consapevoli, dei giovani che hanno la capacità di mettere la faccia e di mettersi a disposizione della comunità in cui vivono. Noi non dobbiamo essere più delle persone che subiscono le scelte, come magari qualcuno ha già detto prima, dei settantenni, degli ottantenni che ancora sono relegati nelle posizioni di potere e cercano di togliere fuori una parte del mondo che sta emergendo, che sta crescendo e che, consentitemi, che sta studiando e sta cercando di rincorrere un'Europa che viaggia al doppio della velocità rispetto a quella italiana. E permettetemi di dire pure questo: se l'Italia viaggia ad una velocità ridotta rispetto all'Europa, la Calabria viaggia ad una velocità ancora più ridotta, e noi questo non ce lo possiamo più permettere, ma non perché è un demerito di noi giovani, ma perché non abbiamo mai avuto la possibilità di prendere in mano né le redini politiche né amministrative né decisionali di questa terra. Bene, è giunto il momento ora, attraverso i movimenti giovanili, attraverso le associazioni, attraverso il mondo delle università, a crescere, a far formare dei giovani che abbiano una coscienza pronta e abbiano delle capacità sviluppate per poter prendere in mano le nostre realtà, i nostri piccoli magari comuni da dove proveniamo, dalle nostre province ormai disastrate, e perché no, tra qualche anno prendere in mano questa regione e poter finalmente dare la possibilità di fare il salto di qualità. Io sono convinto che ci riusciremo. Ma ci riusciremo solamente se noi giovani tutti insieme ci metteremo insieme, e se solamente le forze pulite e sane di questa terra un giorno si metteranno insieme e riusciranno davvero a fare qualcosa di buono. Io vi ringrazio, conosco il tavolo della presidenza, siete tutti degli amici e delle persone che sanno fare della politica uno stile di vita, e la sanno fare bene, perché la politica deve essere intesa come la intendete voi, non una professione ma una passione, un mettersi al servizio della comunità. E finché non riusciamo a trasmettere alla totalità dei giovani, ma anche dei politici, ecco, magari ci capissero anche loro che la politica non è un lavoro ma è un servizio alla comunità, beh, allora significa che questo convegno avrà sicuramente fatto breccia nei cuori di queste persone. Grazie a tutti e una buona giornata. Grazie a Domenico, consigliere d'amministrazione. Adesso vorrei che si avvicinassero i coordinatori dell'FGS della provincia di Catanzaro.
Vibo Valentia e Cosenza. Per la precisione io non sono il coordinatore, ma il coordinatore è Francesco Tassoni, l'ingegnere Tassoni, che purtroppo non è potuto venire in quanto ha una forte congiuntivite. E, questa manifestazione, prima di parlare di questa manifestazione, vorrei prima di parlare di questa manifestazione che è molto interessante, e poi dirò il motivo perché, vorrei introdurre un mio pensiero, perché ho sentito parlare che la Calabria deve andare avanti, i giovani devono prendere il posto, devono diventare la classe dirigente del futuro, e sono convinto che lo diventeremo, vai, mi inserisco pure io, anche se vorrei raccontare, sto leggendo un libro che penso abbiate letto tutti e che conoscete, Cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone. Ok, all'interno c'è un aneddoto. Un magistrato interroga un mafioso, non ricordo i nomi, logicamente, questo mafioso gli risponde raccontandogli una storiella. In poche parole c'è un posto di procuratore al tribunale e ci sono tre candidati. Uno è bravissimo, il secondo ha gli appoggi politici, il terzo è un emerito imbecille. Il mafioso risponde al magistrato: ebbene, colui che vincerà il posto di procuratore è l'emerito imbecille, perché appunto la mafia vuole che ci siano degli imbecilli e non delle persone dotate di intelletto. Ebbene, per raggiungere gli obiettivi che si prefissa in Calabria questo progetto, questo piano di rilancio della gioventù in ambito culturale, lavorativo e istruzione, è necessario cominciare a lavorare principalmente sul esautorare, eliminare tutti quei soggetti che appunto ricadono, la propria immagine ricade nel mafioso per antonomasia. Generalmente... Dicevi? No. Per quanto riguarda invece questa manifestazione, i punti principali su cui è necessario lavorare principalmente riguardano l'infanzia, perché l'infanzia, i bambini di oggi saranno il futuro di domani, e in secondo luogo la questione dei progetti Erasmus ampliati in maniera abbastanza ampia, appunto per far sì che la gioventù che comunque va a svolgere quella determinata esperienza, ritorni e con sé porti il bagaglio che appunto ha acquisito, non solo in termini di studio, ma anche in termini di esperienza di stare insieme con gli altri. Appunto voglio ringraziare Francesca che mi ha dato l'opportunità di parlare, anche se le avevo detto che non volevo parlare, e passo la parola all'altro mio collega. Domenico grazie. Tommaselli, coordinatore, bravo Manuele, al nostro coordinatore provinciale di Vibo Valentia dei Giovani Socialisti. Buongiorno a tutti, grazie Francesca, un saluto al tavolo di presidenza e agli studenti e agli amici che ho di fronte. Vedete, è il mio principale pensiero fare un minimo passaggio, un'analisi politica di quella che di fatto è la storia e il presente del nostro paese. I tempi passano, le culture cambiano, ma spesso e volentieri le problematiche rimangono sempre le stesse. Nel 68 c'erano quei giovani che uscivano da una condizione disastrosa che era la guerra, che davanti alle manifestazioni, davanti a tutto, portavano avanti non solo nei cortei ma alcune particolari idee che poi hanno dato dei risultati, come ad esempio la famosa legge 300 del 70. Mi riferisco a questo perché è cultura socialista, la cultura del lavoro. Il PES oggi, con questo piano d'azione, se voi avete fatto caso, prende spunto da quattro grandi filoni: l'infanzia, l'istruzione, il lavoro e la cultura. Sono degli step tutti collegati, perché vedete,
se oggi effettivamente si vuole portare avanti un nuovo concetto, si vuole effettivamente cambiare le cose, bisogna partire veramente dall'infanzia. Io ho partecipato nel mio comune a tante iniziative, tra cui ad esempio quella della differenziata. Noi non siamo andati dalle persone, diciamo, adulte o dalle persone che ormai avevano una determinata cultura. Siamo partiti dalle scuole, dai bambini, spiegandogli il perché di tale iniziativa. Quindi non si può effettivamente trascurare l'infanzia fino ad arrivare effettivamente a un'età che è la nostra, che ci definisce giovani. Ecco perché poi in effetti ci si meraviglia un po' e si ha anche, come dire, uno scetticismo verso la politica. Io sono un giovane, mi devo fare rappresentare da una persona matura, per non usare un termine anagrafico che potrebbe essere poco carino. Io, una persona come me, un giovane come me, può capire quali sono le difficoltà di un giovane, le difficoltà culturali, le difficoltà del lavoro. Perché io penso che oggi un giovane è dotato di tutti gli strumenti. Noi siamo una, diciamo, una nuova generazione, io lo definisco una generazione di giovani formati. Quante volte sentiamo di giovani che vanno a trovare fortuna all'estero? Perché? Perché in Italia non c'è lavoro. No, chi dice che in Italia non c'è lavoro, a mio avviso, dice una stupidaggine. In Italia c'è il lavoro, e come? Ma quello che non c'è sono le condizioni del lavoro. Perché io sfido chiunque a dire: sì, guardate, c'è questo bando, sì, guardate, c'è questa opportunità, 8 ore di lavoro al giorno, quanto mi dai? No, niente, è gratis, è volontariato. No, scusatemi, la cultura del lavoro è un'altra. Hai delle qualità? Lavori, devi essere retribuito. Il volontariato è un'altra cosa. Non è umanamente parlando onesto. Il PES, con questo piano di azione, oggi offre una grande opportunità. Innanzitutto perché mette a confronto i giovani, la cultura. Non bisogna avere paura di confrontarsi con le persone. Noi dobbiamo vivere il nostro concetto, il nostro modo di essere, in un concetto europeo e europeista. Non va bene il concetto dividi et impera. Se voi ci fate caso, in Europa ci stanno provando. Abbiamo la Lega, un partito scissionista. Abbiamo i baschi e i catalani in Spagna. Abbiamo i nazifascisti. Nel Regno Unito ancora c'è chi vuole una parte del Regno Unito in un modo, chi la vuole in un'altra. Il divide et impera è solamente frutto di ignoranza e di paura. È l'unione che fa la forza. Il compattarsi e cercare di risolvere i problemi senza dividerci. E, come dicevano effettivamente prima, mettendoci noi in prima fila, non demandando agli altri. Sempre con la cultura, no, lasciamo stare, poi però ci lamentiamo. No, questo a mio avviso non va. Poi di fatto di parole se ne fanno tante, ma quant'è che sono i fatti? Si è visto, si è parlato effettivamente di questi programmi Garanzia Giovani, poi purtroppo si va a scoprire che un giovane magari lavora per diversi mesi e poi non gli vengono remunerati i salari. E allora ecco che interviene la politica, ecco che intervengono i giovani. Noi personalmente, io lo dico sempre ai miei amici e compagni, dobbiamo battere il pugno. C'è un'esigenza del genere? Dobbiamo andare a dire perché e per come. Altrimenti non si può andare avanti, altrimenti abbiamo le belle parole del Garanzia Giovani e poi il ragazzo non è remunerato, il ragazzo non si completa quello che effettivamente è il concetto di lavoro. Quindi questa deve essere un'opportunità. Quali sono quindi i nostri compiti? Sono quelli di battere i pugni sul tavolo e suonare quei famosi campanelli d'allarme. Il palcoscenico culturale delle università è un grande palcoscenico, dobbiamo essere noi i primi attivisti. E perché no, come si diceva prima, anche estendere il tutto alle scuole superiori, perché già da lì effettivamente un ragazzo, un potenziale uomo, comincia effettivamente a prendere sul serio la sua, una strada di vita e di lavoro. Perché in fondo, ripeto, i giovani è questo che vogliono, non chiedono raccomandazioni, non andate presso queste fisserie. I giovani chiedono che gli vengano garantite le condizioni per poter lavorare in maniera onesta. Noi siamo il presente e non siamo, mi permetto di dire, una risorsa a costo zero. Quindi io dico questo e lo dico con molto piacere, perché sto anche notando da un punto di vista nazionale il crearsi di federazioni, il riproporsi di federazioni giovanili. Questo vuol dire che allora la cultura sta cambiando, allora effettivamente si vedono dei gruppi di giovani che cominciano a prendere in mano effettivamente la situazione, che diventano
ogni giorno sempre più presente, quindi anche un ricambio da un punto di vista politico-amministrativo. La formazione, quindi, l'infanzia e l'istruzione devono essere chiaramente il volano e i requisiti, gli strumenti idonei per poter cominciare a cambiare le cose. Quindi non solo parole, ma fatti concreti. Io invito tutti i ragazzi che sono qui presenti, se hanno qualche problema legato all'istruzione, al lavoro, di andare a parlare con questi rappresentanti e dire: guarda, c'è questa problematica, come possiamo fare? Vogliamo risolverla insieme. Questi, permettetemi, lo dico con un po' di, diciamo, orgoglio, sono tutti principi e valori socialisti. Io oggi li definisco socialisti 2.0, persone che magari anche se non hanno una tessera, anche se non hanno mai sentito parlare di socialismo, rispecchiano nell'agire quotidiano il socialismo, la democrazia, l'equità, il senso di appartenenza a un luogo, il lavoro. Questi sono principi che abbiamo sempre portato. Poi ognuno se ne appropria magari per slogan politico, ma a noi effettivamente questo non ci interessa. C'è un problema, vogliamo risolverlo, da A vogliamo arrivare a B. Detto questo, spero di aver dato un contributo alla giornata. Passo la parola agli altri ospiti e chi farà gli interventi, ringraziando ulteriormente Francesca e tutti quanti. Grazie. Grazie, grazie Domenico. Adesso mi farebbe piacere l'intervento della professoressa Reitano come testimonial del mondo universitario, quindi cultura, istruzione, i nostri grazie. Temi di quest'oggi. Sì, intanto vi ringrazio perché avete aperto questo dibattito su dei temi che sono fondamentali. Ringrazio la mia allieva di avermi invitato, ce ne sono anche altri, adesso sono andati via, comunque mi fa piacere che ci sia un momento di confronto tra una persona con i capelli bianchi e chi i capelli bianchi ancora non ce l'ha, fortunatamente. Allora, che dire? Vi vorrei dire tante cose, vorrei fare tante, veramente tante riflessioni, perché i temi che voi affrontate sono importanti, sono fondamentali, sono notevolissimi. Preciso solo due, perché sennò vi trattengo molto. Mi dispiace che Abram sia andato via. Mi piace chiarire un concetto, lui ha parlato del successo. Tutti noi vorremmo avere successo e ognuno di noi vorrebbe avere il successo che più gli piace. Il successo di essere riconosciuti, il successo di avere molti soldi e via dicendo. Su questo permettetemi di fare una precisazione. Noi non dobbiamo pretendere tutti di avere il successo. Anzi, non tutti vogliono avere il successo. Io non voglio avere il successo, la leadership, come si usa in termini aziendali. Tanti mi dicono: fai un seminario sulla leadership. Non la voglio fare, perché a me non piace fare il leader. È un brutto termine. Ma non lo so, ognuno di noi è un individuo a sé. Noi non siamo in grado di accettare le persone nella loro diversità. C'è chi ha le capacità del leader, deve fare il leader, perché condurrà un'azienda, un paese, una regione verso il meglio, ma c'è chi ha altre capacità che non sono quelle di fare il leader. Sapete che cosa noi dobbiamo pretendere? A parte che forse è il momento in cui è molto di moda la leadership, il tormentone più... Io sono vecchia, forse le canzoni non mi piacciono per questo. Andiamo a comandare. Ma vi siete chiesti perché c'è una canzone così famosa che andiamo a comandare? Ma tutti vogliamo comandare? Intanto ci dobbiamo chiedere: se comandiamo tutti, chi obbedisce? E, insomma, gli eserciti sono fatti di generali, gli eserciti che vincono e gli eserciti che perdono sono fatti di generali e sono fatti di soldati semplici. Allora, secondo me, noi possiamo, certo, noi dobbiamo tendere al meglio, perché purtroppo, come calabresi, e lo dico con una sofferenza profondissima, io vengo peraltro come origine, ormai sto qui da 42 anni, ho girato il mondo, ho insegnato in tante università, ma sono nata in una delle zone più povere della Calabria. Povera era quando sono nata io, ancora più povera è oggi, e questo mi dispiace molto. Noi ci siamo attestati su livelli qualitativi molto bassi e ci siamo adeguati. Il nostro problema è questo. Ora, al di là di qualunque colore politico, al di là di qualunque considerazione, noi dobbiamo capire che si può risalire la china, ma la china non si risale stando seduti comodamente a casa nostra. La china si risale facendo una grande fatica, che per noi deve essere più forte. Poi ci sarà chi tra di noi farà il leader e dobbiamo essere in grado di scegliere il migliore. C'è chi tra di noi non vuole fare il leader, farà altre cose.
Io non sono un leader, io sono un topo di biblioteca. I miei studenti mi conoscono. Se vengono a chiedermi una cosa di qualunque genere, trovano risposta. Non mi piace comandare. Non voglio comandare. Non mi piace questa canzone terribile. Sapete che cosa dobbiamo pretendere? Che siano rispettate le regole, perché un altro problema nostro, del nostro paese, è che non solo ci siamo attestati su livelli molto bassi, ma non rispettiamo le regole. Così come ci diceva lei, mi pare, non mi ricordo chi ha fatto l'esempio di chi vince il concorso, e parlo di corda in casa dell'impiccato, le abilitazioni nazionali e universitarie restano nella storia dell'Accademia come le pagine più schifose. Delle attività concorsuali. Il TAR del Lazio è stato subissato di ricorsi che peraltro sono stati accettati, perché se non fossero stati accettati io non mi permetterei di dire questo. Noi dobbiamo pretendere, dobbiamo lavorare noi in primis, non dobbiamo pensare che le regole siano, che la mancanza delle regole sia diciamo, il modo di fare degli ambienti mafiosi. La mancanza delle regole, dobbiamo avere il coraggio di dircelo, interessa tutti i settori, interessa tutte le persone, interessa tutti i contesti. Allora fai il leader chi è più bravo degli altri, vince il concorso chi è più bravo degli altri, supera ogni ostacolo chi è più bravo degli altri. Se noi riusciremo a stabilire, non per me, perché io ormai sono vecchia, io finirò la mia carriera tra i miei libri serenamente, molto serenamente, per voi, perché se noi non recuperiamo le regole, voi sarete, non avete modo di vincere una gara che è già persa in partenza, a meno che non vi troviate altri sistemi, ma io in una sede universitaria, nel ruolo di pubblico ufficiale, di altri sistemi mi rifiuto assolutamente non solo di parlare, ma anche di pensare. Quindi recuperiamo le regole, recuperiamo il piacere di rispettare le regole, perché rispettare le regole non è un dovere, è come lo studio non è un dovere, lo studio non è un diritto, lo studio è un piacere, si sta sui libri perché si ha piacere di studiare, si rispettano le regole perché si è stati educati al rispetto delle regole e si è felici di rispettare le regole e di insegnare agli altri a rispettarle. Ovviamente a questo si collega la cultura. E qui c'è qualche cosa che non va. La mia generazione è cresciuta con libri brutti, un'ora di trasmissione televisiva, non c'erano le videocassette, non c'erano i viaggi, non c'era la disponibilità dei genitori, i genitori che ne sapevano più di noi, non è che erano così propensi a darci delle spiegazioni. Adesso questi ragazzi che hanno 10 volte, 50 volte di più di quello che ha avuto la mia generazione, ne sanno molto di meno. E questo è un problema che io, non lo so, forse riesco in qualche maniera a sconfiggere in aula, ma dobbiamo cercare di insegnare ai giovani che questi oggettini che ci portiamo appresso digitali non devono essere utilizzati da un giovane 24 ore su 24 per chattare e dire stupidaggini con gli amici, devono essere utilizzati per imparare di più. Io inorridisco se chiedo ai miei studenti che vivono per esempio a via Zara e mi viene la curiosità di dire che cosa mi dice di Zara, mi rispondono che è un negozio di abbigliamento, che va benissimo, ma Zara fa parte di una parte dell'Italia che noi abbiamo perso e di tutto quello che c'è dietro questo pezzo della nostra storia i nostri studenti non sanno niente. Quindi la cultura va conquistata giorno per giorno con tanto impegno, in maniera tale che noi possiamo risalire questa china in cui siamo finiti e attestarci su livelli più alti. È chiaro che poi dalla cultura si passa alle altre cose. Che dirvi? Grazie e buona fortuna a noi tutti. Grazie. Adesso vorrei i coordinatori provinciali di Cosenza, dei Giovani Socialisti, Diana, Giuseppe. Buongiorno a tutti, sono Diana Andone, ho il piacere di rappresentare la FGS alle relazioni con l'Unical. Loro fanno parte del coordinamento territoriale, quindi del Tirreno e dell'Alto Ionio. Sarò molto breve, grazie all'intervento della professoressa, insomma ai ragazzi dell'Associazione Sud. Grazie soprattutto al tavolo dei lavori, quindi alla
rappresentanza studentesca, Michele Leonetti, Mattia Caruso, Gianmaria Lebrino, ma soprattutto grazie a Francesca D'Ambra, nonché ambasciatrice di questo evento, perché ha scelto di svolgere qui questo evento unico in Italia. Ci ha fatto piacere essere i tuoi collaboratori in questo percorso. Che dire, vorrei fare soltanto un'analisi degli ultimi 3 anni, ovvero da quando mi sono iscritta all'Unical. In 3 anni, con un campus che ospita quasi 40.000 studenti, di culture se ne incontrano e anch'io sono una cultura diversa da quella italiana, quindi grazie alle storie e ai racconti positivi o negativi che siano, hanno cambiato il mio modo di essere e di pensare. Hanno rafforzato la fiducia che ho nei miei coetanei e chi mi conosce sa che mi affaccio al mondo con la voglia di contribuire a quella parte positiva del mondo. Quindi vorrei chiudere con una frase celebre di Steve Jobs, diceva: abbiate fame e siate curiosi. Grazie. Sarò breve, grazie Francesca per questa giornata così splendida, speciale, che si terrà in tutta Europa. E noi abbiamo il piacere e la soddisfazione più totale di viverla qui al campus di Cosenza. In qualità di coordinatore della FGS di Cosenza, volevo aggiungere pochissime cose relativamente a quanto detto, ad iniziare dal senatore accademico, nonché mio compaesano, e da Francesca e dagli altri relatori. Guardate, questi sono temi veramente importanti, forti, che nella nostra regione ancora sono rimasti indietro. Ecco, io volevo proprio appellarmi a quello che diceva il grande Pietro Nenni: il socialismo è portare avanti chi è rimasto indietro. Guardate, queste cose in Calabria, lo dico con molta tristezza, con molta angoscia: la cultura, il lavoro, l'istruzione e l'infanzia. Rispetto alle altre regioni c'è una disparità che veramente dispiace. Sono fattori step che dovrebbero essere presi a cuore da tutti, ad iniziare dai grandi dirigenti di livello locale, ma anche ai dirigenti di livello europeo. Infatti io volevo fare un appello a Gianni Pittella, che è il presidente dei socialisti e dei democratici dell'Europa, di aiutarci, di essere più solidali con la Calabria, perché oltre alla profonda crisi economica che ha segnato ulteriormente la debolezza dei nostri luoghi, anche questi fattori devono essere, diciamo, più al passo con le altre realtà mondiali. Io non aggiungo altro, e spero che questa giornata europea della gioventù sia un momento per stare insieme, soprattutto noi giovani calabresi, e per gridare all'Europa che anche noi ci siamo, la Calabria c'è, vuole esserci, e confidiamo nei nostri politici e nei nostri dirigenti. Grazie. Francesco Canadè. Buongiorno a tutti, saluto le personalità presenti al tavolo della presidenza, rivolgo a Francesca D'Ambra il mio più caloroso augurio per questa sua importante attività, perché essere ambasciatrice presso il PES di un progetto che riguarda noi giovani, che riguarda i giovani europei, la nuova generazione dei giovani europei, una generazione che sembra quasi che non riesca a emergere, non per demeriti nostri, ma per la mancanza di condizioni necessarie affinché venga
avvenga questa immersione. Io faccio un esempio, quello dei NEETs, ai quali si rivolge il programma, il progetto Garanzia Giovani. Quel progetto, a mio avviso, andava nella direzione giusta, però gli stati nazionali non hanno saputo garantire quelle proposizioni presenti in Garanzia Giovani. Inoltre, cultura, lavoro e istruzione, oltre all'infanzia, sono quattro pilastri su cui improntare il futuro della nuova generazione. E chi meglio di noi socialisti europei e italiani, nonché quelli del Partito Democratico, perché anche loro fanno parte della grande famiglia dei socialisti europei, si possono appunto domandare sul futuro e approntare nuove azioni atte a sviluppare, a creare quelle condizioni che, a mio avviso, attualmente mancano in questa Unione Europea, che io immagino diventi al più presto possibile un'Unione Europea federale con stati federati e un'Unione che adotti politiche comuni. Grazie a tutti per la presenza e ripongo la parola. Grazie. Grazie a Francesco Canadè. Mi preme ringraziare la presenza della Presidente dell'Assemblea dei Giovani Democratici, Giovanna Buffone, che è in platea. Un saluto a te, cara, e un saluto a tutti i GD che hanno collaborato a questa giornata. Porto un saluto da parte di Luigi Incarnato, che si trova a Roma. Gli avrebbe fatto davvero molto piacere partecipare all'iniziativa, e a Franz Caruso, il nostro segretario provinciale di Cosenza, sempre del PSI, che per motivi lavorativi anche lui non è potuto venire qui in conferenza stampa questa mattina. Che dire, è stata una manifestazione davvero intensissima, una conferenza stampa ricca di interventi che rappresentano appunto il fulcro centrale di tutte le politiche giovanili. Abbiamo visto, abbiamo ascoltato e dato voce soprattutto ai nostri rappresentanti universitari, al mondo delle istituzioni, quindi studentesche, delle organizzazioni studentesche, anche una testimonianza di un docente universitario. Quello che ha arricchito principalmente questo evento è stato anche l'intervento di Abram, un giovane in Erasmus qui, che con tutte le difficoltà di questo mondo si trova realizzato nel frequentare un Erasmus qui all'interno di questo Ateneo. Quindi, che dire, ricordiamoci di questa giornata, Action Day, lavoro, istruzione, cultura e infanzia, i nuovi progetti proposti appunto dal piano della gioventù PES. Un ringraziamento naturalmente al Partito Socialista Europeo, che lavora in maniera attiva, al Partito Socialista Italiano per aver contribuito a questa manifestazione, e un ringraziamento anche chiaramente al Parlamento Europeo per aver supportato a livello finanziario alcune delle attività, tra le quali la comunicazione. E adesso seguirà la consegna dei gadget e un flash mob con la foto della grande famiglia che identificherà questo grande evento avvenuto in Italia quest'oggi ad Arcavacata, all'Unical, promosso appunto dal Partito Socialista Europeo. Ricordiamo sempre gli hashtag della giornata: Action Day, Plan for Youth. Grazie a tutti per la vostra presenza.